Grazie Presidente, molto velocemente e soltanto per dire che abbiamo analizzato questo debito fuori bilancio in un'ultima commissione congiunta tra urbanistica, a cui dopo l'ultima delibera di cambio delle competenze è ritornata la competenza sugli espropri, che prima era in capo alla commissione lavori pubblici presieduta dalla consigliera Agnello, e abbiamo visto che questo è uno dei casi che probabilmente arriveranno anche nei mesi successivi di questa tipologia di debiti fuori bilancio, e quindi anche d'accordo con l'assessore Lemmetti ci siamo aggiornati per il mese di settembre per organizzare un'altra commissione congiunta finalizzata proprio all'analisi di questa tipologia di debito, perché abbiamo visto che potrebbe essere, diciamo, una tipologia consistente. Qui quindi mi riallaccio all'ultimo intervento fatto dal consigliere Peronzi quando si è espresso contro l'introduzione di questa delibera nel Consiglio di oggi, perché mi preme ricordargli che non è un debito che abbiamo creato noi, come voleva far intendere. Questo è uno dei tanti debiti che purtroppo noi ereditiamo, come diceva anche l'assessore Lemmetti, per una cattiva gestione di questa amministrazione. Noi abbiamo realizzato, noi intendo come amministrazione diciamo di Roma Capitale negli anni passati, delle opere pubbliche su aree che non erano state espropriate oppure sulle quali l'esproprio non era stato portato a conclusione. Quindi ancora una volta noi ci troviamo qui in aula a votare per responsabilità un debito che ereditiamo dal passato. Quindi ripeto, non è un debito creato da noi e purtroppo ci troveremo a farlo anche in futuro nuovamente. Per questo siamo già d'accordo di lavorare insieme con gli assessorati, con le commissioni, per capire come affrontare e proseguire questa strada. Non a caso infatti l'urgenza di oggi è con il commissario straordinario, ovviamente, con cui va definita la ripartizione del debito. Quello che volevo dire, appunto, che oltre al fatto che il lavoro continua, noi oggi abbiamo invece l'urgenza di votare questa delibera perché c'è una sentenza del TAR che ci impone di farlo in certi termini. È una sentenza del 2016, quindi non di quest'anno, che poi il TAR si è riespresso aprendo nuovamente i termini e dando all'amministrazione ulteriori 90 giorni di tempo per deliberare e per procedere con gli atti amministrativi successivi a questa delibera, che gli uffici fortunatamente già stanno preparando e quindi saranno pronti per portare a termine entro il 13 agosto. Quindi, ripeto, non è una nostra responsabilità, nostra specifica, e quindi invitiamo anche l'opposizione tutta a votare favorevolmente a questa delibera. Grazie. A lei.